Beato Don Francesco Mottola, fondatore delle Case della Carità e degli Oblati del Sacro Cuore di Gesù. In questo video, esploreremo 20 frasi significative che catturano l'ispirazione e la profonda spiritualità di questo straordinario uomo. Attraverso le sue parole intrise di amore, compassione e dedizione al servizio degli altri, scopriremo il lascito duraturo di Don Mottola e come le sue idee continuino a guidarci nell'aiutare chi è nel bisogno. Un viaggio attraverso le sue citazioni che ci farà comprendere l'importanza di diffondere il bene nel mondo. Io sono una povera lampada carde. La poesia del santo è la preghiera di contemplare in ogni cosa la bellezza divina. Sento la carità come un grande poema sinfonico, che scende dal cielo sulla terra e sale dalla terra al cielo. E la casa della sofferenza, di tutte le sofferenze della valle, dove il dolore è tanto, dove vorremmo che l'amore fosse così grande quanto il dolore. Nel fondo dell'anima sia continuo il silenzio, e così arderà senza oscillazione la fiamma. La santità è soprattutto questione di fiducia nel Signore. Noi non siamo niente, Dio è tutto. Gesù, dammi un sacerdozio santo. Quell'ora sarà la più bella della mia vita. Tutto il nostro apostolato è quello della carità infinita. Dove c'è un'anima da salvare, ivi ci sia un'oblata. La pace esterna non può essere che il fiorire della pace interiore dello spirito. Guarda tutto con la pupilla di Cristo, ama col suo cuore, opera con le sue braccia. Andare a Dio con lo sforzo della preghiera. Quando è vera preghiera non può essere che contemplativa, almeno tendenzialmente. L'Eucarestia e il Calvario, ecco la nostra sorgente che son nel cuore fiammeggiante di Cristo. Non azione sociale, ma preghiera e quindi carità. Facciamo del nostro cuore il tabernacolo dell'Altissimo, allora nessuna forza potrà vincerci. La messa è il soprannaturale che arriva sulla terra buia, per il mistero dei sacerdoti. Il sacerdote deve essere un uomo crocifisso e andare col crocifisso divino a predicare alla gente. Altro che i mezzi moderni, siamo all'altezza dei tempi soltanto imitando Cristo, che è di tutti i tempi. La carità splende nel tabernacolo, bisogna diventare buon pane, offrire la vita, darsi. E l'ora di fare, e di fare sul serio. Lasciamo le cose inutili, le nullità della vita, non lasciamoci prendere dal vortice dell'azione, ma adoriamo la verità. Concludendo questo video emozionante, abbiamo esplorato 20 frasi profonde e toccanti del beato Don Francesco Mottola, un uomo che ha dedicato la sua vita al servizio degli altri attraverso le Case della Carità e gli Oblati del Sacro Cuore di Gesù. Le sue parole ci hanno ispirato a diffondere amore, compassione e solidarietà in tutto il mondo. Il suo messaggio risuona ancora oggi, spingendoci a perseguire un mondo migliore per tutti. Continuiamo a portare avanti il suo spirito altruista, offrendo aiuto e speranza a chi ne ha bisogno. Grazie per essere stati con noi in questo viaggio di ispirazione e riflessione. Non dimenticate di condividere queste parole straordinarie e di iscrivervi al nostro canale per ulteriori contenuti significativi.